sarò breve. Ciccio Usso, il libraio magico, ha trasferito la sua sede, questa porta è chiusa mentre l'anno scorso era aperta, però il profumo di libri si sente ancora e chiunque passerà qui davanti si ricorderà di Ciccio e sentirà quel profumo di libri. Profumo di libri. Scusate, legge la vecchiaia. Profumo di libri aleggia nell'aria. Pagine ingiallite, gelette, rilette attentamente e poi con curiosità sfogliate. Pagine antiche e magicamente nuove, che parlano di ieri, di oggi, di un oggi che è già domani. Pagine che parlano di storia, una storia che non è più storia, che parlano del tuo, del mio, del suo passato, parlano di un passato che passato non è. Grazie. Grazie Carmela, avviciniamoci.